Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Archizon e oggi vi voglio raccontare dei metodi di esecuzione più diffusi in tutto il mondo. E prima di cominciare, sigla! Ciao amici, cominciamo subito, però ci tengo a precisare inizialmente che se alcuni di voi sono facilmente impressionabili sono invitati a lasciare la visione di questo video, perché alcuni di questi metodi possono essere definiti terrificanti. In tutto il mondo, molti paesi danno ancora oggi la pena di morte ai loro peggiori criminali. I metodi di esecuzione variano notevolmente, tuttavia in alcuni paesi si ritengono ancora validi questi mezzi per uccidere i prigionieri, che sono pur sempre esseri umani. Indipendentemente dalla vostra posizione sulla pena capitale, è importante capire le sue realtà e come si esercita oggi nella nostra società. È importante anche conoscere i metodi di esecuzione che non sono più in uso, in modo da poter vedere dove siamo arrivati come società, ma anche per capire le capacità barbariche dell'umanità. Impiccagione. Il metodo più comune della pena capitale in tutto il mondo è l'impiccagione, specialmente nei paesi come l'Iran, che impiccano centinaia e centinaia di persone ogni anno. William Baley, nel 1996, a Delaware, era stata l'ultima persona a essere impiccata negli Stati Uniti. Fucilazione. L'Indonesia e gli Emirati Arabi utilizzano la fucilazione come il loro metodo di esecuzione preferito. In Indonesia il tuo crimine non ha nemmeno bisogno di essere così grave. Il paese, infatti, ha inviato alla fucilazione una donna di 56 anni per il contrabbando di cocaina all'aeroporto. Ronnie Lee Grainer, nello Utah, è stato l'ultimo criminale ucciso per fucilazione negli Stati Uniti. La decapitazione. L'unico paese al mondo a usare ancora la decapitazione come forma di punizione capitale è l'Arabia Saudita. In Arabia Saudita le decapitazioni vengono fatte in piazza pubblica con una spada. Si può essere decapitati per stupro, omicidio, stregoneria, rapina a mano armata o semplicemente per il traffico di droga o uso ripetuto di droga. L'elettrocuzione, conosciuta anche come la sedia elettrica. L'elettrocuzione viene utilizzata come metodo di esecuzione solo oggi dagli Stati Uniti. Esiste però un pesante dibattito sulla violazione della Costituzione come punizione crudele e inusuale. Infatti, se la procedura non è stata impostata ed eseguita correttamente, i condannati possono effettivamente prendere fuoco e bruciare vivi. L'iniezione letale. L'iniezione letale è uno strumento per l'esecuzione delle condanne a morte, utilizzato in vari stati moderni, tra cui gli Stati Uniti d'America. Fu introdotta per la prima volta dagli statunitensi nell'Oklahoma e del Texas, e in quest'ultimo avvenne la prima esecuzione il 7 dicembre dell'82. Dal 1996 l'iniezione letale è entrata anche nella Costituzione della Repubblica Popolare Cinese e nel 98 si è avuto il primo utilizzo. Ciao ragazzi, grazie per essere rimasti con me fino alla fine di questo video, spero di non avervi impressionato troppo, vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare e a guardare gli altri video. Ciao, ci vediamo alla prossima!